Buona giornata e bentrovati per la prima edizione del telegiornale. La giustizia brasiliana ha ordinato l'applicazione del braccialetto elettronico per Cesare Battisti, l'ex membro dei proletari armati, condannato in Italia per quattro omicidi all'ergastolo. A inizio ottobre era stato arrestato alla frontiera tra Brasile e Bolivia nel tentativo di fuggire. Intanto il processo a suo carico è ancora in fase di stallo, non è stata ancora stabilita la data per una nuova udienza. I giudici della Corte Suprema brasiliana devono pronunciarsi sulla richiesta di estradizione avanzata dal nostro paese. E Monte Sant'Angelo tra le città più belle d'Italia, della provincia di Foggia, la più importante, e quanto emerge dal sito Skyscanner, uno dei maggiori motori di ricerca relativi ai viaggi. Secondo quanto si dice, c'è una cinta bianca, un maniero maestoso ed una storia misteriosa. Tra l'altro, ricordiamo che Monte Sant'Angelo è famosa anche per il suo santuario, quello di San Michele. Un orgoglio che per l'assessore regionale all'industria pugliese, Loredana Capone, mette in evidenza la sua soddisfazione e che finalmente ci si accorga che i borghi pugliesi del nostro entroterra sono importanti, perché come ha confermato l'Istat nell'ultimo rapporto sul turismo, sono i borghi costieri ad attrarre oltre la metà delle presenze turistiche in Italia. Affermazioni importanti. Adesso passiamo alla pagina sportiva per l'associazione Quito Riù, guidata da Michele Marrone, Anna Maria Marrone e Paolo Marrone, che ha visto una sua atleta Aurora Di Palo sul podio, scusate, dei campionati italiani esordienti nella categoria 52 kg, con 5 tappe, e chiudendo poi il tutto nella gara che si è disputata lo scorso 3 dicembre, dove ha conquistato ai campionati italiani di Ostia la medaglia di bronzo. E tra l'altro questi bei risultati sono stati confortati anche da Michele Marrone, che ha preso la qualifica di cintura nera quarto dan con ottimi risultati. Naturalmente seguiremo le vicende dell'associazione Quito Riù e poi vi forniremo delle interviste nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. In chiusura la Champions League, grande attesa per Juventus e Roma, impegnata questa sera nelle gare decisive per quanto riguarda l'accesso alla fase successiva della prestigiosa competizione europea. I bianconeri di Massimiliano Allegri, dopo la vittoria in campionato ad opera del Napoli per 1-0, affronteranno la difficile trasferta greca contro l'Olympiakos, mentre la Roma dovrà vincere contro il Garabag per cercare di arrivare agli ottavi di finale. Domani sarà la volta del Napoli, che sarà in terra olandese contro il Feyenoord. È tutto per questa prima edizione del telegiornale, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento, notizie e approfondimenti questa sera alle 19. Buon proseguimento di giornata e a più tardi.